Carriera allenatore Borgolomito. Serie B KT, insieme per il campionato degli italiani. Questa è la città della nostra squadra. In questi quartieri alloggiano con le loro famiglie tutti i giocatori della squadra. Andiamo a vedere quale posizione di classifica occupa la nostra squadra. Questo è il calendario delle partite della nostra squadra. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. EA Sports, it's in the game. Ecco in grafica le formazioni delle squadre. Torna protagonista il grande calcio targato EA Sports, squadre già schierate in campo, pronte a darsi battaglia per regalarci un grande spettacolo. Un saluto da Piero Gipardo, con me come d'abitudine, Lele Adani per il commento tecnico. Torna alla Serie B. Campionato protagonista quest'oggi, sfida che offre diversi motivi di interesse. Le squadre in campo, i tifosi sugli spalti, la cornice di questo splendido stadio, ci sono tutti gli elementi, Pier, e stiamo per assistere a uno spettacolo favoloso. Personalmente non vedo l'ora. Ci siamo, possiamo cominciare. Ecco il tiro, palla fuori, sarà corner. Il primo corner del match è salutato dal boato del pubblico. Sanno che ci sarà da soffrire oggi contro un avversario che sulla carta è superiore. Il tecnico sceglie il cambio. La mette in mezzo. Prova a spazzare, ma male qui. Il portiere con la punta delle dita l'ha alzata sopra la traversa. Pronto per la battuta del calcio d'angolo. Prova a sfidare la difesa avversaria. Buono qui il recupero del pallone. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Batte lungo. Controlla il pallone, ma tanta densità. L'arbitro indica il dischetto. C'è il calcio di rigore. Momento chiave del match. Palla in rete, si conferma infallibile dal dischetto. Rivediamola questa trasformazione dagli 11 metri. Ha aspettato che il portiere si muovesse e ha messo la palla dall'altra parte. Primo tempo che si chiude qui con le squadre che si dirigono negli spogliatoi. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Perdono un pallone pericolosissimo qui. Si guarda intorno, sventa bene questo tentativo al portiere. Fa il suo ingresso in campo dalla panchina. Tre giocatori cambiati in un colpo solo, e dunque cambia molto qui la strategia e l'assetto. Non può sbagliare. Ben posizionato qui, recupera il pallone. Ha spazio davanti a sé. Si accentra, ha un'autostrada a disposizione.
Conclusione forte e precisa, palla lontana dai pali. Aveva altre opzioni, ha preferito andare direttamente in porta. Dribbling secco. Non può sbagliare da lì. Grande parata, che parata! Possono tirare un sospiro di sollievo, Pier. Hanno rischiato di rovinare tutto proprio sul più bello. L'arbitro assegna 3 minuti di extra time. Tenta l'imbucata. Brutto errore qui, anche se c'era evidente la posizione di offside. Al di là di come è finita, non ci ha fatto un figurone. Queste palle vanno sfruttate, in zona gol ci vuole più cattiveria. Avanza la caccia del gol del pari, non c'è più molto tempo. Lo supera benissimo. Palla ancora in gioco, pericolo. Azione che finisce qui. Finisce qui il match con il KO per la squadra ospite. Sconfitta che nulla toglie a una prestazione nel complesso positiva. Certo, avrebbero preferito giocare peggio, ottenere almeno un punto. Però io credo che ci siano davvero margini di miglioramento e non è tutto da buttare. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. La partita era terminata ed era pareggio, Pier. Finito. E poi è arrivata la rete che si è rivelata determinante. La sua rete. Dati e statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il migliore giocatore della partita. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande. Risultati e classifica della giornata. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Rassegna stampa. Squadra fuori forma. L'allenatore deve allentare la pressione sulla sua squadra, finita nelle critiche dopo le ultime prestazioni. Giocatori che si sono infortunati nella partita di oggi. Chat giocatore. Il giocatore chiede un colloquio con l'allenatore. EA Sports. It's in the game. Vediamo in grafica le formazioni delle squadre. Si accendono i riflettori, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio d'inizio. Un saluto da Piero Gipardo e Daniele Adani. Riflettori puntati sulla serie BKT. Vediamo quale sarà il verdetto al termine dei 90 minuti. Soprattutto speriamo che le premesse della vigilia vengano rispettate. Mi aspetto molto da questo match. Ciao Pier, sai che io sono sempre disponibile quando c'è da assistere a una partita di calcio. E voi amici a casa, ascoltate il mio consiglio. Rimanete incollati al video, non ve ne pentirete.
comincia così la partita. Ha la palla buona, il portiere si oppone ma il pallone è ancora lì. Occhio, tiro che spira non di molto sopra la traversa, la potenza c'era tutta. Insiste nella sua azione, a metri per andare, la parata del portiere che dice di no, la mette in mezzo. Intervento decisivo questo, l'arbitro indica il dischetto, c'è il calcio di rigore. Possono sbloccarla dal dischetto. Capisce tutto e para. Ha sfoderato una super parata che mantiene il punteggio inalterato. Straordinario in questa circostanza nell'uno contro uno. Aveva tutto da perdere. Ma come ne è uscito alla grandissima? Ha spazio. Possono trovare il gol del vantaggio qui. Gol! E la sbloccano. È arrivato il primo gol del match. Rete che cambia l'inerzia della partita. E ora? E cercheranno di fare un altro o fanno difese contropiede? Azione del gol da rivedere. Micidiale nell'uno contro uno. Ha saltato il proprio marcatore e poi ha infilato imparabilmente il portiere. Prova con il lob a mettere in moto il compagno. Di Mariano! Il portiere in tuffo si salva. Cercano di liberare il giocatore. Conclusione che non sorprende il portiere. Palla nuovamente in calcio d'angolo. A metri per correre sulla corsia. È tutto solo? Il portiere non la tiene, palla ancora viva. Parata facile questa. Da sottolineare invece la parata di qualche istante fa. Ha salvato letteralmente la propria porta con un intervento da campione. Sembrava già battuto. Si chiude così dunque la prima metà di gara. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. A campo davanti a sé lungo l'out. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. E c'è la rete, è arrivato il pareggio. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. L'ha messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Entrano in campo due giocatori freschi. Vedremo come cambierà l'assetto tattico della squadra. Game over, finisce in parità. Una gara che ci ha regalato sprazzi di bel gioco con gol e occasioni da una parte e dall'altra. Personalmente sono soddisfatto di quanto visto, Pier. Un match che vale il prezzo del biglietto per la qualità offerta, un pareggio sostanzialmente giusto. Nessuna delle due meritava di perdere oggi. Dati e statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il migliore giocatore della partita. Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista.
tutto. Grazie ancora per la sua gentilezza. Questi sono i risultati delle partite e la classifica della competizione. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Andiamo a vedere cosa dicono i giornali della nostra squadra. EA Sports, it's in the game. Ecco in grafica le formazioni delle squadre. Gara che promette scintille. Tutto è pronto per 90 minuti di grande intensità. Vi do il benvenuto con me come sempre per il commento tecnico Daniele Adani. Serie B protagonista oggi. Ci si attende molto da questa partita, speriamo si riveli appassionante. Ci sono partite e partite, ma quella di oggi, secondo me, potrebbe regalarci davvero parecchie soddisfazioni. Mi aspetto un match giocato viso aperto, con gol da una parte e dall'altra. Si comincia. Grande possibilità questa. E trovano subito il gol che sblocca la partita. Partenza a razzo per loro. Questo è il replay del gol. Palla che si è infilata sotto la traversa. Impossibile per il portiere arrivarci. Occhio al tiro, intervento non difficile quello del portiere. Si prospetta un campionato esaltante per quanto riguarda la lotta al vertice. Siamo solo nelle fasi iniziali, è vero, ma l'impressione che ho, Lele, è che ci porteremo a lungo con noi questo equilibrio. Sì, Pier, sono diverse le squadre che possono avanzare pretese nella corsa al titolo, Non è facile, qualcuno potrebbe anche perdersi per strada, altri aggiungersi con il passare delle giornate. Sono d'accordo con te, ho la sensazione che non ci annoieremo. Scambiano bene il pallone. La mette nel mezzo. Palla troppo sul portiere che può controllare. Gran palla in mezzo. E c'è la rete e salgono a più due, raddoppiano. Hanno verticalizzato la perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Poi davanti al portiere non ha avuto problemi a metterla dentro con una conclusione chirurgica. Ruolo spesso bistrattato quello del portiere, protagonista sul tentativo di poco fa di una parata pazzesca con cui ha blindato il risultato. Questa è una gran palla, Pierre. Aveva solo il portiere da battere, sembrava una formalità e invece intervento da applausi. Una parata destinata a finire dritta negli highlights del match, Pierre. E indipendentemente dal risultato finale parlo, un capolavoro. Finisce qui il primo tempo, squadre che rientrano velocemente negli spogliatoi. La sua prova fin qui è sicuramente al di sotto delle aspettative. Troppa pressione? Da un attaccante come lui è lecito aspettarsi una giocata o un gol. Oggi invece non ha mai impegnato seriamente il portiere, infatti il risultato rispecchia chiaramente quanto visto in campo fino ad ora. Comincia la seconda frazione di gara. Grande riflesso e palla sopra la traversa. Occhio al corner.
Che chance clamorosa! Palla che esce di nulla qui. Una ripartenza quasi perfetta, è mancato solo l'acuto finale. L'azione non è ancora finita. Ha sbagliato a tu per tu col portiere, palla fuori di poco. Ha pensato solo a calciare di potenza. E la precisione? Può andare in porta. E c'è il gol! Accorciano le distanze in questo finale. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Una volta tu per tu col portiere non ha avuto problemi ad infilarlo con una conclusione d'interno. Qui possiamo apprezzarla appieno. Il tecnico non sembra particolarmente contento dei suoi ragazzi. Gol che accorcia le distanze. Saranno 180 secondi di recupero. Attenzione perché è solo. Un gol importantissimo, voluto e cercato con tutte le forze. Trovano il pari sul filo di lana, quando sembrava che ormai la partita fosse finita. Gol che rimette tutto in discussione. Lo rivediamo. Finisce qui con un pareggio, un punto che non fa male. Non so se sei d'accordo, Lele. Visto com'è andata la partita, direi che il pareggio ci può stare, sì. Poteva finire anche diversamente, ma credo che alla fine questo fondamentalmente sia il risultato più giusto. Dati e statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il migliore giocatore della partita. Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista. Lasciamo andare il mister, che ringraziamo. Risultati e classifica. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Andiamo a vedere cosa dicono i giornali. Guardiamo insieme le statistiche della squadra.